Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo al Lago di Garda, precisamente all'Azise, a un evento che si chiama Soga. Come vedete alle mie spalle è pieno di macchine super modificate. È un evento a che partecipo per la prima volta, come per la prima volta è anche il viaggio che ho effettuato con la mia nuova macchina da quando l'ho comprata. È stato un viaggio super tranquillo, super semplice, in quanto l'80% del viaggio l'ha guidato la macchina da sola con l'autopilota. A livello di consumi è stato anche eccellente. Sono rimasto sorpreso in maniera positiva di quanto la macchina, se guidata alla giusta velocità col giusto acceleratore, non consumi più di tanto. Ho fatto più di 500 km con un pieno e quando sono arrivato qui ne avevo altri 100 di autonomia, naturalmente seguitati con quella media che ho avuto in autostrada. Dovevo iniziare le riprese ieri, soltanto che ne ho approfittato per venire all'evento, capire com'è, girare un po' per capire anche i posti dove andare e cosa riprendere. Qui invece ci abbiamo il signor Edoman, un ragazzo che mi segue, che è venuto, l'unico che è venuto a condividere con me queste giornate, che è fisso esclusivamente su questa macchina. Lui è un alfista proprio convinto, ma è una quadrifoglio almeno. Sono tutti venuti da qualsiasi parte dell'Europa, anche se principalmente sono tutte tedesche e austriache, qualche svizzera, di italiani ce ne sono veramente pochi, e saranno due giorni di auto, bel tempo, ma soprattutto speriamo un poco di pacchio. Quando dico ogni tipo di macchina, ogni tipo di macchina. Non volete metterlo a un evento del genere un carro funebre tutto pimpato? Eterno però. Guarda, là la ragazza lo riprende mentre lui fa il video e io invece mi devo fare da solo, perché tu invece te lo stai trastullando. Allora ragazzuoli, noi stiamo andando a Bassano del Grappa, insomma una parte di quelle che andiamo a incontrare un mio amico, un mio caro amico, andiamo a cenare con lui e ci godiamo un po' di questi bellissimi panorami e naturalmente scanniamo, no? Certo. A me devi inquadrare, io sono protagonista. Hai detto bel panorama. Oggi abbiamo lavato la macchina e puntualmente il pomeriggio ho fatto quelle 4 gocce contate di terra, no? Non si vede. Sì, non so se si vede ragazzi, uno schifo. Mamma mia. Sono andato in depressione, tanto che ho abbandonato il Soga, l'evento di macchine, me ne sono andato a casa a dormire, incazzato come una bestia. Davide, ma ogni tanto la macchina la laviamo qua? Famosissimo Porcella. Vedi, io conosco tutti i posti dove c'è un pacchio. La direzione è quella giusta. Ma come, secondo te come si chiamano quelli di Porcella? I porcellani, i porcellanesi. O le porcelle, i porcellone. Porcelloni si chiamano. Mamma, l'umiltà. Questa è la... Come no? Buon appetito. Ditemi che non sto sognando, per favore. Giuliano, dimmi che non sto sognando. Questo numero 3, non so che cos'è, Gran Seula con delle ciliegie di marostica, uno scottato molto naturale, dietetico. Buon appetito. Questo fa parte ancora degli antipasti, giusto? Io basta però tu. Io mi sono ordinato un'altra cosa. Buon appetito. Siamo arrivati al primo. Ora la domanda è, ci sarà il secondo dessert? Sì, ti ho detto, hanno centinaia di ostriche ancora. Grazie per... Sì. Paga l'uno, paga l'uno. Arrivati al dolce, e come non concluderlo con un passito liquoroso, no? Per prepararti la bocca. Per i biscottini così carboidrati oggi è tutto il bimbo. Mamma, quanto sei... Ho detto dolce, che fai? Non te la prendi una mille foglie? Pueggiata. Favolosa. Favolosa, tu che cos'è questo? Non lo so, come lo so? Bianco e altro. Ce n'è umiltà qua? Tirato fuori per te, spesso non mi desiderava. Cazzo ridi, abbiamo sbagliato mille volte strada, poi. C'è il casino che parla con la mia voce. Mo si dice, ma lei viene dalla Germania. Salve, sono ritornato, signorina, abbiamo sbagliato purtroppo direzione. Ma più lontano, mettilo! Siamo stati con Giuliano, però era una situazione troppo piccante, ragazzi. Questa purtroppo non ve l'ha potuta riprendere. Ora stiamo ritornando all'Azise. Questa c'è un'edizione un po' più pronunciata. Sì, questa ha studiato, si sente.
Aiuto! Chiappalo, chiappalo! Prendi i soldi, sponsor! Introdurre il denaro o la tessera? I soldi! Ma posso farlo video i soldi, tutto lo fa. Guarda che bello, guarda, ma. Prendili, porca! Ritirare la banconota rifiutata da sotto la bocchetta. Ritirare la banconota rifiutata da sotto la bocchetta. Prendi i soldi! Ritirare la banconota rifiutata da sotto la bocchetta. Caroscia! Prendi i soldi! Ritirare la banconota rifiutata da sotto la bocchetta. Ritirare il resto. Dammi! Grazie e buon viaggio. Puoi andare. Che cazzo ridi tu? Oh, ci vogliamo muovere, che questo a quest'ora è un posto brutto, brutto, brutto. Ma vai buona tu, eh. Sono curata se non ci sono in mattina, io non ho la macchina. Che come sempre. Mamma, come la carezza. Che poi il bello è che la pulisce sapendo che domani piove. Appena piove, fa due palle come una casa. Buongiorno, ci siamo appena svegliati, io mi sono accorto che ieri nei pantaloncini ho avuto tutto il tempo. Sono stati due giorni veramente movimentati, siamo abbastanza provati, però mi sono dimenticato di fare room tour, ora ve lo mostro. Si entra, appena entri, sulla destra c'è il bagno, è veramente molto molto figo. Poi qui c'è un piccolo armadio dove c'è una cucina improvvisata, ma non l'abbiamo usata, abbiamo usato solo il frigo. Poi qui è la camera da letto. Ci abbiamo Edo che sta giocando a Clash of Clans. Questo è il letto mio. Naturalmente io sono molto più vecchio, quindi ho bisogno di molto più spazio. Esplosa la bomba qui. E poi una bellissima piscina usufruibile. Terzo giorno, terzo e ultimo. Stiamo riscaldando la macchina, almeno è rimasta pulita da stanotte. Lui sta cagando e andiamo, e oggi rimaniamo lì tutto il giorno fino al party finale e fino anche agli sgasamenti in mezzo alla strada. Naturalmente vi mostrerò tutto. Giro strategico in centro. Un ciao, un morto, veramente. Pizzetta tattica, caffettino speciale. Speciale proprio. Pizza napoletana vera. Solo qui, la migliore del mondo. Ora ce ne siamo venuti a cena, siamo in un ristorante un po' così così. Colpa sua, eh? Andiamo lì, che bello. La cena di alta qualità di ieri qua, proprio male, male, male. La mia pizza, tortellini riscaldati. Questi sì che sono eventi, per lo mio. Benvenuti al Soca. Mamma lo faccio. Questo è quello che mi piace. Ma allora iniziate pure voi a fare Twitch? Eh? Va bene, sì. Sì. Grazie, prego. Poco interesse dicono, eh? No? Bello bigliettino da visita. Naturalmente poi si crea pure la curva. M4 vecchia, M4 Competition, M4, un altro M4.
Sono dimenticato di fare la chiusura del video, quindi la faccio qui in post produzione. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, social sono tutti giù in descrizione per rimanere sempre aggiornati al 100%. Questo sarà il primo di tanti eventi a cui parteciperò, quindi fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questo tipo di video e se vi piacciono questo tipo di eventi. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie come sempre.